Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La stanza si chiama l'acquario, una delle pareti in plexiglass permette di vedere tutto dall'esterno. Lì dovrebbero transitare i fermati, lì nella questura di Verona sono avvenuti pestaggi per i quali gli inquirenti oggi contestano a 4 agenti e un ispettore il reato di tortura. Uno degli indagati, il più giovane, se ne vantava al telefono con la fidanzata. Amo, lui stava dentro l'acquario, gli ho lasciato la porta aperta in modo tale che uscisse perché io so che c'è la telecamera dentro. Amo mi guarda, mi ero messo il guanto, ho caricato una stecca, amo bam, lui chiude gli occhi, di sasso per terra è andato a finire, è rimasto là, è svenuto, minchia che pigna che gli ho dato. Dei 5 episodi verificati, questo è l'unico contro un italiano, gli altri sono tutti cittadini stranieri, tutti uomini ai margini, immigrati, senza tetto, tossicodipendenti. Secondo il giudice, i poliziotti picchiatori contavano sul loro silenzio di soggetti senza voce. L'uomo tunisino, pestato nel tunnel, un corridoio non visibile della questura che, a terra fra gli insulti razziali, si è sentito urinare addosso da un poliziotto. Poi il clochardo rumeno, usato, lo scrive il GIP nell'ordinanza, come uno straccio per pulire il pavimento dalla sua stessa urina. E poi ancora un altro rumeno, di cui il più giovane raccontava con orgoglio il pestaggio, sempre alla fidanzata. L'ho messo in piedi, ho fatto sinistro, destro, pam pam. Il collega fa, no, grande, Ale. Si è spento, l'ho portato dentro la cella, ho preso lo spray e gliel'ho spruzzato tutto sulla faccia. L'inchiesta è partita da questo stesso agente coinvolto in un altro caso, una perquisizione mancata raccontata al telefono da un uomo albanese, parente dei gestori di una discoteca in cui il poliziotto riceveva trattamenti di favore. Io ero sporco in casa, racconta il perquisito, avevo 2 fucili, un silenziatore e 2 pistole. Sai cosa ha fatto il poliziotto? Ha detto, la perquisizione è finita, negativo. Da lì le indagini che hanno portato a scoprire quelle che il giudice definisce condotte gratuitamente, violente e sadiche. Così commenta il questore al TG La 7. Vorrei sottolineare come la Polizia di Stato si sia ancora una volta distinta per non accedere mai ad atteggiamenti di reticenza o di poca trasparenza. Anzi, le indagini su delega della Procura della Repubblica le abbiamo fatte noi, le ha fatte la Polizia di Stato, le hanno fatto poliziotti su altri poliziotti.